Penserei di dare qualche elemento di riflessione, guardando l'analisi dei flussi, sia in valori percentuali sia soprattutto in valori assoluti. L'Istituto Cattaneo ha già pubblicato i primi dati di analisi dei flussi e io stesso ho chiesto a dei colleghi di una società che si chiama CREA, specializzata in questo, di fare apposta per la puntata di oggi una veloce analisi dei flussi. Che cosa ci dice l'analisi dei flussi? Ci dice che i 5 Stelle, in termini di voti assoluti, hanno perso rispetto alle politiche del 2018 circa 6 milioni e 200 mila voti, una cifra veramente notevole, non c'è alcun dubbio, quindi un consistente flusso in uscita. Dove sono andati questi voti? Allora, una parte dei voti, circa 1 milione e 200 mila voti, non di più, sono andati verso la Lega, quindi c'è stata effettivamente una certa capacità della Lega di cannibalizzare, diciamo così, il Movimento 5 Stelle, di attirare del voto, però la rimanente parte, la parte principale, cioè ben 5 milioni di voti, sono semplicemente andati nell'astensione. E questo fa riflettere sulla caratteristica intrinseca del Movimento 5 Stelle. Io ho sempre utilizzato una metafora chimica per parlare dei 5 Stelle, che sin dall'origine nascono come una molecola instabile che ha preso all'origine metà del suo elettorato dal centrodestra e l'altra metà dal centrosinistra. Quindi sono sempre stati una configurazione in chimica, si sarebbe detto poco stabile. E infatti hanno avuto sempre nella loro storia, ma proprio sempre, degli andamenti fortemente oscillatori, come i titoli volatili della borsa. Anzi, è quasi un classico che dopo una grande affermazione a un certo livello elettorale, la volta dopo, ad un altro livello elettorale, ci sia stato un grande calo. Quindi il Movimento 5 Stelle, adesso non per fare la difesa d'ufficio di Luigi Di Maio, che non ne ha nessun bisogno, però ha proprio intrinsecamente una natura instabile ed è un titolo, diciamo così, fortemente volatile. Questa caratteristica va tenuta presente, per cui che ci sia stato un flusso non a caso verso l'astensione più che verso altri partiti, beh, non è così sorprendente. Allora, che cosa è successo? È successo che i 5 Stelle non sono riusciti a portare i loro elettori al voto, come invece è riuscito molto bene a fare il PD. Il PD ha tenuto come voto, è cresciuto in termini percentuali, ma ha tenuto come voto, ha avuto una lievissima perdita, circa 100.000 voti rispetto alle politiche, perché è riuscito a mantenere il suo zoccolo duro. Diciamo, i 5 Stelle come se non avessero uno zoccolo duro. Perché è successo questo? Allora, le campagne elettorali si fanno su tre elementi: la leadership, la visione e le issues. La leadership di Maio, dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista tecnico, a me personalmente come osservatore sembra anche una buona leadership, cioè non si può negare che abbia doti comunicative, che abbia capacità di inventiva anche politica, insomma non credo si possa processare Di Maio come leader politico, fa il suo mestiere con una certa professionalità, quindi non credo sia tanto un tema di leadership. Gli altri due temi invece sì, sono il vero problema dei 5 Stelle. Il primo tema è la vision, la Lega ha una visione, propone all'elettorato una visione molto chiara, che si può condividere o non condividere, ma c'è un modello, diciamo così, di società, di rapporto con gli altri paesi, di collocazione internazionale dell'Italia, c'è un modello molto chiaro. È meno chiaro quale sia, è meno chiara la visione di cui si fa portatore il Movimento 5 Stelle. E quindi qui abbiamo un tema sicuramente. Poi c'è il tema delle issues. Proprio dagli schermi di La 7, diciamo, l'anno scorso avevo dimostrato, sempre guardando l'analisi dei flussi, che il solo reddito di cittadinanza aveva spostato verso il Movimento 5 Stelle 1 milione abbondante di voti. Quindi le issues contano molto, soprattutto contano per un movimento intrinsecamente instabile, appunto come 5 Stelle. Per questa campagna delle europee non si sono sentite delle issues, cioè degli argomenti, dei contenuti, degli elementi progettuali caratterizzanti per il Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza era stato Cioè il implementato, salario ha avuto. minimo non è stato sufficiente. No, perché non è stato visto ancora come un vero, come dire, tema progettuale, è stata vista come un'ipotesi. Il reddito era stato portato a casa, ma anche con un effetto boomerang, perché la sua implementazione pratica ha provocato non poche delusioni nei destinatari. Quindi, secondo me, facendo un'analisi, ripeto, tecnica, non credo ci sia tanto un problema di leadership, c'è sicuramente un problema di visione che non è chiara e c'è stato un forte problema di issues che sono mancate in questo caso i 5 Stelle e invece altri partiti, soprattutto la Lega, hanno avuto. La somma di questi
questi fattori ha provocato l'effetto soffietto, perché i 5 Stelle sono intrinsecamente un soffietto che si riempie una volta e si sgonfia la volta dopo. Poi c'è anche l'effetto, diciamo, più laterale, insomma, che riguarda anche la gestione magari di alcune città. Vedi Roma con la Raggi, certo, vedi Appendino, certo, Torino. Cioè, ieri sono state le prime dichiarazioni e forse le uniche ad arrivare nel pomeriggio, perché i 5 Stelle appunto non hanno parlato, però sono arrivate dichiarazioni di certo, praticamente in concomitanza, a distanza di pochi minuti, di Appendino e poi di Raggi. Andiamo in pubblicità, è ritardissimo, e poi torniamo.